Ciao a tutti, gli anni passano, ma gli errori restano. E questo è il primo commento dopo la sfida tra Ternana e Pescara andata in onda a Liberati, che ha visto vincere Pescara per 2-1 contro le Fere. Gli anni passano, ma gli errori sono sempre quelli, errori individuali. Stavolta sono stati cari due errori di Franchi. Il primo, un errore molto evidente da parte del portiere, che ha provato a prendere la palla, ma poi la palla gli è scivolata dalla mano e è andata in rete. Il secondo, meno evidente, sul quale aveva indovinato giustamente la traiettoria, ma poi a tu per tu l'attaccante del Pescara ha trafitto le fere. Però siamo ancora una volta a raccontare lo stesso copione, cioè nel senso stiamo parlando sempre di errori individuali, di gol presi nello stesso modo, di mancanza di atteggiamento corretto, perché non si può prendere il secondo gol dopo aver pareggiato la partita, l'azione successiva, e quindi le dinamiche di gioco che caratterizzano la Ternana sono sempre le stesse. Sono cambiati i presidenti, sono cambiate società, sono cambiati i giocatori, sono cambiati allenatori, però poi le problematiche sono sempre le stesse. Speriamo che questo gruppo, che ha ampi margini di miglioramento, possa risolverle, e vedremo quali saranno poi le mosse di mercato della Ternana, perché la Ternana sta cercando di rinforzarsi un po' su tutti i fronti. In arrivo il colpo d'attacco, che è quello di Cianci, esperto giocatore del Catania, molto bravo a realizzare gol, per cui il primo tassello, la rosa rosso-verde, lo sta mettendo. Poi staremo a vedere quali saranno i prossimi colpi, e si cerca di rinforzare la squadra comunque in tutti i reparti, perché la prima partita di campionato ci ha fatto capire che la Ternana ha varie impostazioni tattiche. Questo sì, cioè può giocare con due punte, con una, con il trequartista, ma ha varie lacune che vanno colmate, e speriamo che questo finale di calciomercato serva proprio a colmare queste lacune. Per il resto, gli anni passano, ma gli errori restano sempre gli stessi, e questo ci fa ben sperare, però dall'altro lato, perché si sa dove bisogna lavorare per crescere. Campionato è appena iniziato, quindi c'è ancora tempo per fare tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare le notifiche.